Sì, vorrei chiedere alla regia se Angela da Parigi è già collegata, perché se è collegata possiamo sentirlo, oppure la sentiamo tra qualche minuto, così finalmente affrontiamo anche questo argomento tra una risata e l'altra. Eccola, ce l'abbiamo. Buongiorno Angela, ci senti? Buongiorno, aspetta che la sentiamo anche noi. Ciao a tutti. Eccola, buongiorno. Allora, io vi sento, che bel trio che siete. Grazie, tesoro mio. Allora, vi dico subito tutto di Angela. Intanto che è bella, lo vedete, no? Questo si vede ad occhio nudo. Allora, Angela è una ragazza trapanese che purtroppo è rimasta vittima dell'attentato del 12 gennaio 2019 a Parigi, quando ci fu un'esplosione per una fuga di gas, esplose una panetteria a Rue de Trévise, ci sono stati ben 4 morti, 2 pompieri, un turista spagnolo e una donna, 47 feriti, e tra questi purtroppo anche la nostra bella Angela, che ha subito dei danni molto gravi ad una gamba. Ho detto bene, Angela, questa è la ricostruzione generale, giusto? Sì, sì, hai detto benissimo. Ci sono stati questi 4 morti, 66 feriti, 4 persone che sono rimaste invalide, tra le quali ci sono anche io per una grave ferita alla gamba sinistra, e poi in totale, purtroppo, coinvolti in questo incidente siamo più di 500. Mamma mia. Esatto, tu eri una ballerina, brava. Sì, tra l'altro se ti ascoltavo, appunto, ballavo anche nei villaggi turistici come prima ballerina, quindi viva i villaggi turistici. Esatto, viva Angela Grignano. E quindi diciamo che questa menomazione che hai subito ti ha anche bloccato nella tua carriera, oltre che ti ha creato una serie di problemi. Io ti conosco molto bene, ci siamo visti recentemente al Couscous Fest a San Vito Lo Capo, tu sei trapanese, quindi ci siamo ritrovati lì. E sei a Parigi intanto perché qualche giorno fa c'è stato il ricordo dell'anniversario, anche con una protesta, partiamo da lì, protesta da parte delle vittime dell'esplosione, di chi è rimasto in vita. Sì, partiamo dal 12 gennaio, adesso sono 4 anni, sono trascorsi 4 anni, e purtroppo ci ritroviamo a fare una commemorazione che non si basa solo sul ricordo di chi non c'è stato e di quello che c'è stato tolto, ma purtroppo parte anche una protesta perché l'assicurazione continua a non voler pagare, non è stato fatto ancora nessun processo, e noi continuiamo a parlare con degli avvocati per cercare di far valere i nostri diritti, perché alla fine noi siamo delle vittime, non c'entriamo niente, vogliamo essere indennizzati e vogliamo chiudere questa storia, perché non c'è una persona che ha sbagliato, quindi fondamentalmente non ha senso attendere ancora per capire cosa è successo, cosa non è successo. L'abbiamo capito, lo sappiamo, vogliamo solo essere indennizzati e preoccuparci solo di altro. Prendono tempo a quanto pare, no? Prendono tempo, ma chissà perché. Prendono tempo, ma incredibile, sì, ma prendono tempo e non solo. Già. Sì, e non solo, si permettono anche di giudicare le nostre vite, certo. Nel senso, io sono stata accusata di non aver riportato danni morali semplicemente perché mi trucco, esco con gli amici, cerco di vivere una vita normale. Avresti quindi dovuto siamo essere, ai livelli della follia. Avresti dovuto essere invece abbattuta, no? Dovrevi essere piangente giornalmente, non truccata, allora forse avresti potuto dimostrare, secondo le regole di questi signori, la tua sofferenza. Questi giudici di francesi, giusto? Si tratta di giudici francesi? Beh, diciamo di no, perché ancora non è stato interpellato il giudice, appunto non c'è stato il processo, ma qui si parla dell'assicurazione, che purtroppo cerca di monitorare queste vite delle vittime e di commentare, cominciare a fare. Ma tu perché ti trovavi a Parigi quel giorno? Allora, io mi trovavo a Parigi perché mi sono laureata nel 2018 in Arti e Scienze dello Spettacolo a Roma, ho fatto il villaggio turistico e poi avevo intenzione di viaggiare, arrivare nelle capitali dove lo spettacolo è vivo, per arricchire il mio bagaglio personale e poi tornare in Sicilia e magari campare del mio lavoro in Sicilia. Quindi Parigi è stata la prima tappa perché avevo imparato il francese in villaggio e quindi ho pensato potesse essere una buona tappa d'inizio, ma purtroppo dopo un mese dal mio arrivo c'è stata l'esplosione. Parigi è una città dove lo spettacolo è molto molto sentito, molto rispettato. Io ho una figlia che vive a Parigi, che studia all'Accademia del Circo contemporaneo, Circense, e quindi so come funziona, un'altra realtà. Senti Angela, noi abbiamo rinviato sino ad oggi questo tuo collegamento perché ne parliamo in trasmissione praticamente dalla prima puntata, perché ci eravamo sentiti nei giorni scorsi, perché abbiamo voluto aspettare che tu facessi una visita importante, una visita medica, che ieri c'è stata. Poi io ho sentito le tue storie, ti ho mandato dei cuoricini perché mi hai emozionato. La visita è andata così. Che vuol dire? È andata così, purtroppo
mi hanno il chirurgo, che questo sarà il decimo chirurgo credo di aver visto, e purtroppo mi ha dato tre opzioni. Due sono una sorta di blocco della caviglia totale, irreversibile, che mi permetterà di camminare sì, ma di non poter fare altro. Comunque camminare anche male, avere delle conseguenze per tutto il resto della mia vita. Oppure, secondo il suo parere, una delle opzioni più efficace, ma è quella più drastica, è quella di amputare il piede e Sì, di ecco, dare spazio poi a una protesi. Purtroppo però. è un po' è difficile, Esatto, perché dopo tre dirlo così è certo, è un terribile. Io bivio, è devo un dire una cosa, bivio lei ieri me lo ha particolare. scritto, visto che ci stavamo sentendo per organizzare la trasmissione, quando lei mi ha detto una delle ipotesi, quella diciamo più Mamma mia, probabile, è ti amputare il piede. Capisci che insomma ti viene il cade il mondo freddo, addosso e non sei e non protagonista sei della protagonista, vicenda. già. Quando poi l'ho sentita al telefono, lei mi ha spiegato che questa situazione è vero che amputerebbe una parte del piede, ma ti permetterebbe di avere una protesi che ti farebbe camminare in maniera abbastanza spedita e tranquilla. Questo credo di avere capito, Angela. Sì, e di avere meno problemi o comunque fare più cose, perché comunque avendo 28 anni ed essendo una sportiva, comunque vuoi non vuoi ci pensi al fatto di non voler avere limiti. Ci sono persone con le protesi che fanno le paralimpiadi, quindi per carattere forse le farei anche io. Beh, si Eh, vede che quindi sei un è tipo tutto da agguerrito, decidere. si Ma vede, no, ma si vede. lei è ballerina, lei fa la Ma radio, infatti volevo farle una voleva collaborare domanda, con noi, ma volevo farle perché una no? domanda, volevo sapere, Dai, ecco. vengo a darvi una mano. Ma ti aspettiamo con Con piacere. piacere. Ma volevo sapere però da te, ecco, quando è successa questa cosa? Te la sei presa con qualcuno, con qualcosa, con te stessa? Non dovevi essere là? Cioè, quando succede una cosa del genere, c'è uno stato d'animo sicuramente in subbuglio. Ovviamente il problema di poter restare offesi per tutta la vita ad una parte del corpo è certamente immenso. E allora uno con chi se la prende? Te la prendi con qualcuno, poi la metabolizzi, puoi raccontarci, ecco, qual è stato il tuo percorso da un punto di vista proprio morale e mentale, che è una cosa importantissima, secondo me. Beh, allora, parto dal presupposto che quella mattina sembra assurdo, ma io avevo un brutto presentimento e non volevo andare al lavoro. Ecco, Poi alla vedi. fine sono andata perché non aveva senso mancare da lavoro Vedi? per un E la domanda non presentimento. era casuale, infatti, vedi? Dico anche che io sono rimasta cosciente per tutto l'incidente. Mi sono fatto il primo soccorso, ho visto la mia gamba e la prima cosa che ho pensato, vedendo che non c'era più osso, non c'era muscolo, non c'era carne, non c'era più niente, ho pensato che la mia carriera fosse finita là, in quel momento. Però ho subito pensato anche alla mia famiglia e alla mia vita. Io ho tanti e troppi Certo. sogni e non potevo morire a 24 anni là da sola Già. in una catastrofe. Quindi mi sono fatta forza e ho cercato di rimanere cosciente fino alla fine e di salvare il salvabile. Detto questo, sono stata 3 giorni in coma farmacologico e quando mi sono svegliata e mi hanno detto che c'era la gamba, ma anche se mi avessero detto che non c'era, vi posso garantire che no, non mi sono mai chiesto il perché è successo a me, non mi sono L'hai arrabbiata con nessuno accettato, perché penso. è la Sì, vita. penso che la vita sia fatta di cose, di imprevisti anche, Certo. e poi soprattutto i ragazzi, i due pompieri, ci sono due Sì, vittime, che due sono due vigili del pompieri, fuoco sono 27-28 stati anni, uccisi. Certo. mi sono morti davanti, e allora lì ci sono due opzioni: o pensi che la vita è una cosa brutta e non te la vivi più, o pensi di vivere Esatto. anche per quelle persone che ad oggi non ci sono, e quindi ho una fame di vita e una voglia di vivere che Sì. vale per Che 5, le quattro brava, vittime e io che brava, sono qua. brava, brava. Quindi è questo che mi chiede. Questo posso confermarlo io personalmente. Che Mi carino. permetto di conoscere abbastanza bene Angela. Quest'estate è arrivata al Couscous Fest perché assisteva una cantante. Ricordiamo chi? Il nome della cantante? Segna. Segna. Ah, E ecco. devo dire che ha scombussolato tutto il villaggio, Vabbè, nel senso che poi immagino. ci ha coinvolto con la sua allegria, aveva le stampelle, però si muoveva da una parte all'altra della spiaggia. Meravigliosa, Senti, meravigliosa. un'altra domanda, Angela, mi viene Grazie. spontanea. C'è qualcuno o qualcosa a cui ti sei aggrappata in particolare e che devi ringraziare per magari averti tenuto particolarmente su? A parte il tuo carattere e la tua personalità, che vediamo sono molto forti, c'è qualche persona o anche un'entità non proprio fisica a cui ti sei rivolta, a cui ti sei aggrappata? Sì, allora principalmente sicuramente la mia famiglia e gli amici sono stati essenziali in questo percorso e lo sono ancora tuttora. Però mi fa sorridere questa domanda perché è incredibile. Io durante il coma ho sentito le preghiere che arrivavano, credo, da tutta l'Italia. Io sono diventata Certo. in 3 giorni la figlia di tutti e tutti hanno rivolto una preghiera che non è per forza un Padre nostro, ma è anche un dire: Signore, ti prego, aiutala, detta tra se e sé, no? Certo. Quindi mi è arrivata questa preghiera, sono stata cullata alle preghiere e poi sì, mi sono affidata a quello che è il mio angelo custode, perché anche i medici hanno detto che non ho forse un angelo, ma avrò un'equipe,
perché tanti sono i miracoli che sono successi, certo, che ci sono avverati. E quindi io ne ho scelto uno, comunque l'ho chiamato Paolino perché non lo so, mi fa simpatia questo nome e credo che ci sia Paolino accanto a me che mi aiuta in tutti i momenti di sconforto. Senti Angela, io ti ho scritto subito un post su Facebook, non ti conoscevo nemmeno, no? Quando è successo l'incidente, è e poi lei quando si è ripresa mi ha cercato, mi ha contattato, mi ha ringraziato, ma diciamo è stato un modo per ritrovarsi. Ultima domanda, una cosa bella c'è stata, se non ho letto male, in questi giorni tu hai ricevuto, come dire, un'offerta da un benefattore, no? Ho letto bene questa cosa, che c'è qualcuno anonimo... Quella è stata l'anno scorso. Ah, l'anno scorso. Che ti ha pagato la casa, se non sbaglio. Esatto. Sì, sì, perché a Parigi sto in affitto, ovviamente questa è un'altra delle cose assurde, il comune deve pagare me, io pago il comune per avere un tetto sulla testa, ma lasciamo perdere. E praticamente c'è stato questo donatore anonimo che il 12 gennaio 2022 ha chiamato l'associazione che rappresenta le vittime e ha detto che siccome pensa che io meriti un aiuto, perché merito, mi ha voluto pagare quello di affitto. E ovviamente è stata una cosa, è rimasto anonimo, però io non so chi sia, lo ringrazio sempre. Quando si sentono queste cose, quando si sentono queste cose, caro Antonello, sembra che uno possa pensare che non tutto è perduto non tutto è perduto. C'è un messaggio per te, te lo leggo al volo e poi ti lasciamo. La nostra Cetti dice: Angela, grazie per la tua testimonianza e per avere sottolineato il tuo stato d'animo dicendo ho fame di vita. Che quindi meraviglia, il messaggio è arrivato bene. Angela, allora guarda, noi siamo qui anche per vigilare sulla tua situazione, esatto, noi ci sentiamo, facci sapere se non ci sono novità, noi lo diremo, se ci sono novità positive lo diremo anche, quindi siamo a tua disposizione e ti vengo a trovare appena posso. Senti, Parigi nella tua vita comunque è insomma una tappa importante, no? Lo è stata per un motivo brutto, ma continua ad esserlo a quanto pare, perché comunque è una città che offre tante opportunità. Io ti dedico questa canzone meravigliosa per nella te. Versione di Grace Jones, la famosa La Vie en Rose, che suoniamo alle 12.51 ringraziando e salutando ciao. Angela. Angela, ciao Angela. Grazie, ciao ragazzi, un abbraccione. Ciao.